Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Domani aspetta una partita molto complicata, praticamente proibitiva, allo Stadio del Mare, sotto la pioggia, no? Speriamo, sotto la pioggia, ma che fa? L'importante è stare qua a cantare Forza Lecce. Non so che si dice a vedere Forza Lecce, dico a cantare Forza Lecce e a vedere Forza Lecce. Domani così sarà ragazzi, tutti allo stadio, vi voglio, tutti a incitare la squadra. Sì, lo so che la partita sarà quella che domani ci saranno un po' di rinnegati, ma lasciamoli perdere. Speriamo di rovinargli la festa. Speriamo di farli prendere l'acqua e farli anche andare via con un risultato negativo. Me lo auguro, ragazzi. Principalmente così. Pah! La picchiata in culo. Rinnegati di merda. Vabbè, era giusto così. Come si dice? Giusto per dire qualcosa. Una cosa importante, ragazzi, manca po pochissimi iscritti per arrivare a 1800. Se mi aiutate, ragazzi, speriamo bene, porta pure fortuna. Poi mi aiutate, manca pochi iscritti. Alla fine, molti di voi, non c'è, cioè, molti, ci cioè sono tante persone che mi guardano, però non si iscrivono, perché io comunque riesco a vedere. Tanto non costa nulla l'iscrizione, potete anche togliere la campanella se il gracio vi sta antipatico. Io spero di no, ragazzi. Se mi guardate... E non, io quando guardo i video solitamente sono iscritto. Cerco di supportare, tanto non si paga. Video, no, l'iscrizione non si paga. Quindi, ragazzi, qualcosa di franco c'è, di gratis ancora. C'è, lo so che si paga qualsiasi cosa. L'iscrizione a YouTube, se non lo sapevate, non si paga. Quindi è molto semplice. Un like, un'iscrizione, anche un pollicione. Così, così, no? Gracias. Se, no, voglio, sei contento del video? Se non sei contento, dici metti dislike. No, sto scherzando. Comunque, ragazzi, mi farebbe piacere se mi supportate. Ovviamente, io spero di continuare a crescere, perché comunque tanta gente mi ferma. Grazie, sei divertente. Grazie, questo e stavolo. Però, alla fine, i numeri. Cioè, voglio dire, c'è stato un momento in cui stavo crescendo tanto. Adesso, praticamente, sono quasi niente, come si dice, nel limbo. Se mi aiutate voi, ragazzi, io sono contento e felice. Se non mi aiutate, sono contento e felice lo stesso. Quindi, ragazzi, importante noi qui, io sono qui, lo sapete già, con Mesquale, con Rito, con Fazio, quindi dico stronzate. Principalmente lo sapete che dico stronzate, lo sono io il primo, lo so che dico stronzate, però comunque una frase, una parola, una chiacchierata, ragazzi, è come se noi stiamo al bar, ma già che state al bar con me e io vi dico un sacco di stronzate, voi mi mettete a ridere, più o meno. Comunque, ragazzi, parlo della partita di domani. Dice basta, classe, tutti i coglioni. Lo so, lo dico da solo, è giusto. Quindi, domani le pagelle. Le pagelle, diciamo, siccome domani c'è un po' il gioco delle tre carte, visto e considerato che hanno detto che a gennaio è andato bene il mercato. Praticamente, il mercato a gennaio non c'è stato proprio perché Perotti non lo mettono mai. Ha giocato 10 minuti, quindi in realtà non ha comprato nessuno. Perché Perotti non lo tengo come in considerazione, perché se loro non lo fanno giocare. E non lo tengo in considerazione perché non dobbiamo tenere in considerazione noi. Fatevi questa domanda comunque. Ah, un'altra cosa, il centro sportivo, sempre adesso lo sapevate, ma ve lo sto dicendo, ma sicuramente lo sapete, ormai è, come si dice, è pronto, c'è già il progetto, dovrebbe iniziare a breve, ancora non si sa dove, però comunque, come si dice, il terreno l'hanno cattato, l'hanno trovato il terreno, inizieranno a costruire. Secondo me quest'anno, secondo me finiranno quest'anno, ecco. Poi dovranno passare allo stadio. Lo stadio, solamente con i giochi del Mediterraneo. Ci saranno i soldi quest'estate. Quindi, secondo me, cioè, ci saranno già i soldi, però devono ancora arrivare. Insomma, quest'estate dove faranno i lavori allo stadio. Per quanto riguarda il centro sportivo, potranno farli anche ora. Finalmente, questa notizia è ottima, perché siamo l'unica squadra in Serie A. Non si sa. Allora, fatemi sapere voi, secondo me siamo o non siamo l'unica squadra in Serie A? Da quello che ho capito io, non ci sono altre squadre che sono senza. Un centro sportivo. Comunque entriamo nella storia perché Lecce non ha mai tenuto un centro sportivo in più di 1908, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 116 anni, 8, 18, sì, 1908, 18, 18, 10, e sì, dovrebbe essere 116. Vabbè, mo sto andando i numeri. Più o meno non c'è mai stato il centro sportivo, quindi una ottima notizia. Fa bene il presidente a investire sotto questo aspetto perché non ci sono introiti, nel senso lo stadio, un investimento e basta per il futuro, per migliorare tutto, per migliorare il lavoro, per migliorare la quotidianità, per migliorare qualsiasi cosa, aspetto, per quello. È importantissimo nel futuro avere un centro sportivo e anche lo stadio magari,
un futuro di proprietà completamente di proprietà, non ero comune a rotti di coglioni, completamente di proprietà. Comunque, le pagelle si voleva dire, le probabili formazioni di domani, che sto pensando già le pagelle gratis se ne parla lunedì, perché ogni tanto parlo da solo, dico, ma gratis, ma che cazzo è, dici stronzate? L'ho detto prima che dico stronzate e voi non mi credete. Domani, queste cazzo di probabili formazioni sono abbastanza scontate, dico sempre abbastanza scontate e poi le sbaglio. Perché? Pure da se picca giocatore li sbaglio lo stesso. Comunque, parte gli scherzi. Falcone, poi Tuba e Baschirotto, difensore centrale, perché tanto non è che ce ne sono altri. C'è Blend, vabbè, ma, però poi hanno detto che non c'è nessuno. Bastoni, perché quello è, come cazzo si chiama? No, è Bastoni, come cazzo si chiama? Non mi sta ricordo. Comunque, non c'è nessuno in difesa, a parte diciamo questi due, e Blend, altri non ce ne sono. Quindi, ragazzi, terzino sinistro, Gallo, perché Dorgu non c'è, è squalificato. Chi cazzo gioca poi? Non lo so, non voglio pensarci. A destra, terzino destro, Gendré, e poi ci è venuto eventualmente, ma tanto non voglio commentare. Centrocampo, Kabah, Ramadani e Gonzales, un centrocampo un po' più fisico con Kabah. Quindi, ragazzi, così, così si dice. In attacco, Uden ancora, come abbiamo detto, che Uden a sinistra, in quel ruolo, ha giocato in passato, ma non può più giocare perché fa cagare. Lo rimette di nuovo là, così c'è scritto. Punta, Krstović, non voglio neanche commentare. E esterno d'attacco, destro, Alquist. Questi saranno. Scalpi danno piccoli, Sansone, Pirotti si scalfa a casa sua perché tanto non giocherà. Se riscalda pure che il giocatore non c'è e non è pervenuto. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Sì, potrebbe anche mettere Blaine in difesa, ma non credo. Ma poi vedi, mo ci manca un difensore. Non c'è, non c'è. Ci mancava un giocatore duttile che poteva giocare a terzino sinistro, poteva giocare a difensore centrale. Manca un giocatore. Hanno detto che sta bene a gennaio. E va bene, va bene. Comunque, ragazzi, fatemi sapere cosa pensate. Non so se avete saputo, ma anche mo sto facendo un video. Ma l'Empoli ha vinto contro il Sassuolo e ci ha scavalcato, ragazzi. Non mi ricordo, ma a fine un mese fa o qualcosa, l'Empoli stava almeno 10 punti sotto di noi, minimo. E mo ci ha addirittura scavalcato con Nicola, con il cambio di allenatore, praticamente ha fatto 6 risultati consecutivi. Questo non vuol dire che D'Aversa deve andare via, ma se dovesse continuare a perdere, ci deve essere una svolta. Magari potrebbe essere una svolta come ha fatto l'Empoli, cambia allenatore, ha arrivato Nicola e beh, è cambiato tutto. Meno male, ieri comunque il Verona ha perso contro il Bologna, ormai sta facendo un campionato a sé. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Sempre solo Forza Lecce, vedere quell'Empoli che ci ha scavalcato, me nervosisce. Meglio, voi dite, beh, meglio che ha perso Sassuolo. Sì, meglio ha perso Sassuolo, ma l'Empoli comunque ha vinto e quindi su cazzi de cagare. Fatemi sapere cosa pensate. Tanto l'Inter comunque dopo ci sarà il nostro campionato, Frosinone, Salernitana e Cagliari se non erro. Comunque la prossima partita sarà a Frosinone, ragazzi. Sempre solo Forza Lecce. Bari vaffanculo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, non vi costa nulla. Ciao ragazzi, voglio bene, alla prossima. Via!